Buongiorno ragazzi e ragazze, non so se sono a fuoco, ok? Allora, questa mattina, giornata molto molto importante perché è una conference call, cioè una chiamata molto 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 importante, quindi sono contenta, emozionata, incrociate le dita per me anche se voi siete nel futuro, quindi ormai già sarò finita quando vedrete questo video, ma mandatemi energia positiva perché mi serve anche adesso nel futuro, sicuramente servirà anche adesso nel futuro. Mandatevi energia positiva. Sono ancora un po' addormentata, sinceramente, perché non ho dormito tantissimo, ma Tomascio aveva difficoltà ad addormentarsi e io anche, perché ultimamente con l'influenza, non riuscendo a dormire perché non stavo bene, mi sono addormentata ogni sera più tardi e quindi alla fin fine. Tra l'altro mi stanno piacendo un sacco sia la base di Dior che il fondotinta, mi sto trovando benissimo. E alla fin fine appunto devo rimettermi un po' a dormire, cioè rimettermi in carreggiata e andare a dormire un pochino prima, perché ho davvero difficoltà ad addormentarmi la sera. Comunque sto facendo la base, in realtà mi sto truccando esclusivamente per questa telefonata perché non sto ancora al 100% bene, è assurdo, ma questa influenza mi sta durando una settimana praticamente, perché oggi è giovedì e quindi è una settimana. Una settimana fa a quest'ora, la sera, ho iniziato a sentirmi un po' strana e alla fin fine però adesso sto praticamente bene. Infatti è già un paio di giorni, lo sapete che filmo, quindi mi sento molto molto meglio, però l'unica cosa che mi è rimasta ancora è tanta debolezza e spossatezza. Quindi oggi ancora non esco di casa, non sono ancora uscita di casa e domani invece devo uscire di casa perché ho un meeting, quindi oggi ultimo giorno di riposo, tra virgolette, anche se alla fine appunto non mi fermo un attimo neanche quando sono a casa, però almeno non esco e non prendo freddo. Tra l'altro questo fondotinta è pazzesco, mi ci trovo molto molto bene. L'unico problema che ha questo fondotinta, cioè problema, una cosa da tenere a mente, è che purtroppo ossida. Quindi se volete prenderlo, il Forever Undercover di Dior, vi consiglio di prendere una tonalità leggermente più chiara rispetto alla vostra pelle, perché poi inevitabilmente un attimino si scurisce. Anche la situazione brufoli sta migliorando, devo dire. Ne ho ancora qualcuno, ma sta migliorando. E l'unica cosa che praticamente ho cambiato, ho smesso di utilizzare l'acqua micellare, quella di Deborah Milano, che alla fine, secondo me, era quella a crearmi il problema di allergia alla pelle. Non so sinceramente come mai, visto che appunto quel prodotto non contiene schifezze, non contiene parabeni, non contiene siliconi. Però su di me ha avuto questa reazione, a parte che ho gli occhi super 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 rossi e sembro Michael Jackson, non so perché. Ok, ora facciamo un po' di baking. Comunque sono super contenta che il video in cui provo a ricreare il trucco di Niki Tutorials vi sia piaciuto così tanto, perché ha tipo quasi 250.000 visualizzazioni, una roba del genere. Infatti sto pensando di fare anche quello in cui provo a ricreare un tutorial di Jeffree Star. E mi sa che già ve l'ho chiesto e mi avete detto sì, fallo, quindi arriverà sicuramente anche quello. Ok, telefonata fatta, ho raccolto i capelli in questo dubbio chignon, ma siccome sto lavando i capelli troppo troppo spesso e il parrucchiere mi dice sempre lavali 2 o 3 volte alla settimana, io invece li lavo un giorno sì, un giorno no, oggi li sto lasciando un po' riposare visto che non devo uscire perché i miei capelli si sfaldano veramente alla velocità della luce, se li lavo troppo diventano subito subito troppo secchi, che tra l'altro ho ordinato una cheratina speciale che utilizzavo sempre ad Hanson, mi trovavo da Dio, e l'ho ordinata tramite internet e siccome è un brand brasiliano mi sta arrivando appunto dal Brasile, solo che è ferma in dogana tipo da non lo so 10 giorni, e ho telefonato alla dogana, cioè ditemi se capitano anche a voi queste cose con la dogana, ma io ad Amsterdam ero abituata a ricevere tutto subito senza nessun tipo di problema. Invece,
Sembra che in Italia sia un po', cioè, siano un po' più severi e facciano molti più controlli, perché poi mi hanno detto che io ho dovuto spedire tutta la documentazione, la fattura dei prodotti, eccetera, eccetera, e poi mi hanno chiesto, anzi, mi hanno detto che adesso i prodotti sarebbero passati al reparto sanità perché devono analizzarli, tipo, io ero lì, tipo, oddio, ma non è che, cioè, sono robe pericolose, però evidentemente non lo so, devono farlo. Fatemi sapere se è capitato anche a voi e soprattutto che tempistiche. Cioè, avete avuto, perché non so che cosa aspettarvi, se mi arriveranno mai questi prodotti oppure se ci metteranno 6 mesi e faccio prima a riordinarli la serie. Quindi adesso sono al computer e ho già creato il video sulla collezione di borse, veramente sulla collezione di borse. Tra l'altro non so se ho sfumato bene la terra oggi, no. Ho creato già il video, ma adesso vado semplicemente ad aggiungere qualche effetto e a modificare la saturazione dei colori con Final Cut Pro. Eccolo qua. Tac. Tac. E vado a... Di solito vado ad abbassare un po' il contrasto in modo che i neri diventino più neri. E poi vado ad aumentare la saturazione in questo modo. Così. E ho dovuto filmare questo video con due videocamere perché ad un certo punto la batteria mi ha abbandonato. E poi vado soltanto all'inizio ad aggiungere qualche effetto durante l'intro. L'intro. Oggi non riesco a parlare, quindi l'intro. E azioniamo il robottino. Voilà, le mie solite ciabatte super 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 fighe. Ok, pupetto. Ciao pupetto. Pupetto ancora in versione casalinga. Con la vestaglia. È la prima volta credo che tu sei in vestaglia e io sono vestita. È Io vero. gioco al solitario. Ah, ok. Come sta andando? Mi piace che ti sei portato il puff là perché dovevi attaccare il Eh coso alla sì, presa. perché Dovremmo qui prendere. dovrebbe Prenderemo una prolunga, dai. Come sta andando sta partita? non tanto bene. Mannaggia, patatone. Diciamo comunque, buon, adesso recupero. Comunque, abbiamo ordinato per la prima volta la spesa su questo sito. Perché io stavo male, a Tomas faceva male il ginocchio, quindi mi sono detta, sai cosa, ordiniamo la spesa online. E quindi ho provato, era una cosa che facevo spesso ad Amsterdam, in Italia non l'ho mai fatto. E stiamo aspettando da 2 giorni. E stamattina, oggi dovrebbe arrivare la consegna, stamattina mi è arrivata un'email che mi diceva che alcuni prodotti mancano. E quindi mi sono detta, che strano, cioè potevano dirmelo subito, potevano dirlo prima, però boh, evidentemente mi faranno un rimborso. Invece mi hanno scritto, ti facciamo un buono per il tuo prossimo acquisto sul nostro sito, ma metti che io non voglio più acquistare da voi nella serie, cioè perché devo, non lo voglio il buono. Boh, comunque l'importante è che ci portino la spesa, perché non abbiamo letteralmente più niente, niente da mangiare, cioè il frigo non è vuoto, è deserto. Avete presente con i mucchi di grano che si aggirano per il frigorifero? Ecco, così è messo il nostro frigorifero praticamente. E basta sostanzialmente, adesso il video l'ho già preparato, quindi oggi sono abbastanza libera, il che mi sembra stranissimo perché in questi giorni non mi sono fermata un attimo, però oggi sono abbastanza libera, quindi adesso mi riposerò un po' sperando che mi passi questa stanchezza perché continua a girarmi la testa, ma mi hanno detto tutti che questa influenza è così, quindi non mi resta che aspettare. Il prossimo anno mi vaccino? Non lo so, vedremo. Pupetto, ho visto che è uscito il nuovo album di Laura Pausini. Ah sì? Sì, si chiama Fatti Sentire. Nuovo album. Noi vedremo la prossima volta, vediamo e La vediamo prossima sentiamo volta? certa. Sì, eh? Sei sicuro? Sì. Dobbiamo informarci sulle date del tour. Se lo farà il tour, ma credo di sì. Credo di sì. Andremo a vederlo. Io probabilmente mi addormenterò o piangerò della disperazione visto che tutte le sue canzoni sono disperate, A ma. me invece piacciono tanto. Sì, cosa c'è che problema? Guardate che gatto che ho io, guardate che gattino che ho e deve sempre stare attaccato a me, e si mette sempre attaccato a me.
Che mi retino tutto bianco? Sei tu? Sei tutto bianco? Sì. E un poco a poco arancione? Poco a poco arancione. Ma tutto bianco. Tomas è uscito con sua mamma, io sono rimasta a casa perché non me la sento sinceramente proprio di uscire ancora. Piano piano sto recuperando le energie, anche perché sabato andiamo a Bologna perché c'è l'incontro al Cosmo Prof con Nyx. Se non lo sapete, ho fatto comunque il video dedicato, ma vi aspetto sabato 17 marzo. 17, che ormai è dopodomani, mamma mia, perché c'è giovedì. Quindi dopodomani 17 marzo, anzi per voi sarà domani in realtà, vi aspetto, sì, oggi è giovedì, quindi sì, vi aspetto al Cosmo Prof dalle 15 alle 18, sarò appunto allo stand Nyx per incontrarvi tutti. Non vedo l'ora, in tanti mi avete chiesto, ma hai detto che è gratis, ma anche l'entrata al Cosmo Prof è gratis? No, purtroppo l'entrata al Cosmo Prof non ci posso fare niente, non ci possiamo fare niente, bisogna comprare il biglietto per l'entrata alla fiera. Però per incontrare me o per avere la sorpresa eccetera non c'è da pagare assolutamente niente, questo intendevo nel video. E comunque volevo anche ringraziarvi tantissimo perché ho fatto l'ultimo video, che ho fatto quello sullo sfogo mio personale alla fine, perché è veramente assurdo il fatto che mi arrivino determinati messaggi nel 2018, cioè, ma più che uno sfogo personale volevo renderlo anche un po' un momento di pensiero, un momento di un video per ragionarci un po' su, no? Su questi temi e soprattutto sul questa volta sul fatto appunto di come percepiamo le donne quando acquistano qualcosa, perché diamo automaticamente per scontato, parlo ovviamente in generale anche se per me non è così, so che per tanti di voi non è così, però come diamo per scontato che sia il marito che le sta comprando qualcosa. Non trovate che sia assurdo il fatto che siamo stati cresciuti e che la società ci ha inculcato queste cose, per cui noi pensiamo e diamo per scontate delle cose senza nemmeno saperle? È assurdo. E soprattutto credo che sia incredibile che nel 2018 ci siano ancora queste cose, questi schemi mentali di cui noi siamo prigionieri purtroppo molto spesso, non solo in questo ambito, non solo in questo argomento, ma in tantissimi altri. E quindi voglio ringraziarvi perché ho visto nei commenti che la pensate in tantissimi come me, sia donne che uomini. Oggi ho veramente una pettinatura oscena, cioè non badiamoci, ma ho visto che davvero in tantissimi la pensate come me, sia donne che uomini. Ho apprezzato tanto 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 il riscontro e alcune ragazze mi hanno chiesto se quando vedo commenti di questo genere, offensivi eccetera, li cancello. Sì, li cancello e blocco questo genere di persone, non tanto perché mi dà fastidio quel messaggio, ma questo genere di persone, ho imparato con gli anni, non si limita a lasciare un commento, un messaggio. Questo genere di persone, se non li blocchi subito, ti mandano messaggi del genere ogni giorno. E io, visto che comunque alla fine i social sono parte del mio lavoro, non posso permettermi di avere ogni giorno persone che mi scrivono un determinato genere di cose, perché uno ti rattrista e due ti fa passare la voglia di stare sui social, e io voglio concentrarmi solo sulle cose positive. Purtroppo è una cosa che ho notato fin dall'inizio su YouTube: se lasci il via libera a questo genere di persone, a questo genere di commenti, continuano imperterriti quotidianamente, ed è proprio questo la cosa che non sono mai riuscita a comprendere degli hater, perché nonostante tu non gli piaccia, si vedono tutti i video, tutte le foto, ti seguono ovunque e quindi puntualmente lasciano quel genere di commento. Tra l'altro me ne è arrivato uno proprio poco fa, l'ho cancellato e ho bloccato questa persona, e c'era scritta una cosa tipo, proprio su quel video: ma dai, falsa, allora se è così sposati un povero barbone e poi vergognati, e altre cose che non sto nemmeno a nominare. E mi ha fatto davvero ridere per tutta una serie di cose, perché probabilmente quella persona non ha nemmeno ascoltato quello che stavo dicendo in quel video. Comunque purtroppo questo è il genere di commenti con cui io ho a che fare quotidianamente, quindi sì, assolutamente blocco ed elimino queste persone, lo dico, non lo nascondo, ma credo che se lo fai appunto da tanti anni come me, se è il tuo lavoro, se
hai piacere a stare con chi ti vuole bene sui social, non ci sia spazio davvero per questo genere di persone, anche perché poi mi dispiace perché quando mi lasciano questo genere di commento nascono sempre, ci siete, c'è la mia family che vuole difendermi, quindi nascono questi queste tensioni nei commenti e mi dispiace che la mia family sia costretta a stare lì a rispondere e abbia a che fare con questo genere di persone. Insomma, è anche un modo per proteggere chi mi segue, chi legge i commenti, chi invece mi lascia commenti bellissimi. Adesso ho acceso una candela profumata che fa un profumo buonissimo. Qui ci sono le nostre fotine del nostro matrimonio e poi c'è questa, si chiamano orchidee, non lo so, e vi rendete conto che è finta, nel senso, allora non so se capita anche a voi, ma tutte le mie orchidee rimangono con le foglie e perdono i fiori, e quindi ho comprato questi steli finti da Ikea che costano anche pochissimo, tipo 2 euro e qualcosa credo. Sì, gatto Denver, dove sei gatto Denver? Anche lì ho acceso una candela profumata e praticamente li ho infilzati dentro nella terra, così le foglie sono vere effettivamente, ma il fiore è finto. Però secondo me, e ne ho presi 2, perché secondo me è un po' più veritiero. Sì? Ciao gatto Denver. Sì, sei bravissimo. Sei bravissimo? Sì, sì. Sei bravissimo e bellissimo. Oh, mio piccolo gattino rudo bianco. E alla fine secondo me sono molto molto carine, perché altrimenti avevo sempre solo le foglie e nient'altro praticamente. Stessa cosa ho fatto lì, questa però purtroppo ultimamente ha perso anche le foglie, e stessa cosa ho fatto qui. Questa è proprio una piantina finta dell'IKEA, qui invece appunto sono rimaste le foglie e io ho messo le orchidee. Qui secondo me dovrei aggiungere un altro stelo, e anche questa purtroppo ha perso le foglie. Io credevo, sapete, io credevo di avere il pollice verde, poi mi sono resa conto che non è fatto così, cioè vi giuro, sono sempre stata bravissima. Però in appartamento non riesco a gestire le piante. L'unica che praticamente... Ah, anche quella che avevamo messo là sopra, che poi Tomas ha messo il vaso nell'acqua, eccetera. Morta, dead, andata. E l'unica che sta resistendo è questa. E questa che io ho messo così in alto, non so come, ma i gatti praticamente non se la filano, e quindi è ancora viva e anzi sta crescendo bene, sta crescendo bene. Anche questa, se non sbaglio, è stata un regalo per il nostro matrimonio. La bagno quando mi ricordo, evidentemente non ha bisogno di tantissima acqua, ma sta andando molto molto bene. Fatto tutto anche qui, abbiamo fatto il letto e basta, sostanzialmente questo è quanto. Ho chiamato adesso la dogana per capire il mio pacco come messo e come mai ci stanno mettendo così tanto, e la ragazza mi è dispiaciuta, ha fatto una segnalazione, però da quanto mi è sembrato di capire è tipo una cosa normalissima aspettare così tanto tempo. Io invece sono rimasta un po' scandalizzata, perché quando facevo ordinazioni internazionali ed abitavo ad Amsterdam mi arrivava tutto nei tempi normali. A volte, devo dire, è vero, c'erano le spese da pagare extra, i costi doganali, e a volte c'era il tagliandino, un bollino che mi diceva che sono stati ispezionati, che il contenuto è stato ispezionato dalla dogana, eccetera. Tanto Denver sempre presente. Però non mi è mai capitato di aspettare di più, non lo so, mi sembra un po' assurda questa cosa sinceramente. Comunque, per questa sera non so che cosa ci sarà in televisione, ma ho sempre sempre il dubbio che ci sia o Bud Spencer o Clint Eastwood o Stallone, cioè questi tre ci sono sempre, adesso no. Voi che programmate i programmi TV, voi della TV che scegliete i film da mettere, abbiate un po' di pietà per me che mi devo sempre vedere questi film. No, sto scherzando, ieri ne abbiamo visto uno, ieri abbiamo visto Eat, Pray, Love di Julia Roberts, che voleva assolutamente vedere Tomas e poi tipo si è addormentato e l'ho filmato, no, vi devo assolutamente far vedere. Tanto mi dice che posso farvelo vedere, quindi... Allora, questo era Tomas ieri sera, che tra l'altro mi ha praticamente lanciato via dal divano perché si è sdraiato. Ok, notare, aspettate che vi alzo il volume. Io non russo mai, citazione Tomas, io non russo mai. Ebbene sì, ragazzi. E ci sono io che rido. Ecco, rendiamoci conto. Non so come fa a non svegliarmi la notte.
Che la cosa più figa è che poi, perché poi io l'ho filmato per un bel po', che poi quando succede che mi sveglia di notte, io gli dico: Tomara, stai russando? E lui: non è vero, ero sveglio. Ma come eri? Non mi crede mai. E poi ieri gli ho fatto vedere gli ho fatto vedere questo video e ridevamo come due pazzi, come due pazzi. Oddio. Ragazzi, tra i commenti ho visto, allora, la collezione di borse vi ho fatto vedere. Io ho registrato tutte quante le borse, poi non so come nel montaggio devo aver tagliato un pezzo in cui ne facevo vedere tre e l'avete notato subito, me l'avete scritto nei commenti: Nicole, ma mancano la Chanel Jumbo rossa, quella mini color nude rosata e la vintage nera. Avete ragione, non me ne sono, sono a fuoco, sì, non me ne sono assolutamente accorta, non so come, rivedendo il video non me ne sono accorta, evidentemente non ci ho fatto caso, siete più attente voi e conoscete benissimo la mia collezione, quindi devo fare un'aggiunta al video di ieri, lo farò in questo video, scusatemi davvero, ma appunto non era la mia collezione, perché ho preso questa, questa e questa, tutte e tre assieme, mi sono messa qua sul puff, ho filmato e poi in qualche modo nel montaggio sono sparite, non so come sia possibile, è stato davvero un montaggio lungo, per questo che non me ne sono accorta perché erano tante, quindi... Allora, in ordine cronologico direi che prima c'è questa. Questa l'ho presa sul sito Designer Vintage, mi chiedete in tantissime dove compro e dove vendo le mie Chanel. Mi fido praticamente di due o tre posti soltanto, uno dei quali è designervintage.com ed è un sito olandese. Io l'ho sempre utilizzato quando stavo appunto in Olanda, ma ci sono persone che vendono progetti, prodotti di lusso, borse e altro da tutta Europa o anche da tutto il mondo, credo, ma principalmente è appunto un sito olandese. Ho preso la Jumbo rossa, che è questa, anche questa è in pelle caviar, lo vedete a questi piccoli piccoli pallini. Facciamo entrare il gatto Denver, che vuole assolutamente entrare. Sì? Oh, buongiorno. Oh, buonasera signor gatto Denver, buonasera a lei, buonasera a lei, buonasera a lei. Là sotto c'è il mio abito da sposa che dovrei sistemare un attimino meglio, però se lo metto qui sta troppo schiacciato, quindi per adesso è là assieme al mio velo. Sì, gatto Denver, tu sei sempre protagonista di tutto. E tornando alla Chanel, ed è appunto hardware argentato, pelle caviar, ed è un colore, questo ve l'ho detto nel video, ma quella scena appunto poi non so come è andata, è stata tagliata, ed è di un rosso che era, se non sbaglio appunto vintage, credo fosse tipo del 2004-2005, una cosa del genere, ma è perfetta, cioè non ha... Un segno di usura, niente di niente, credo fosse del 2004-2005, è un rosso un po' più scuro rispetto al classico, che poi è il rosso che io indosso di più quando ho rossetti o accessori rossi, punto sempre più su un freddo, un rosso un po' più freddo, e quindi questo mi è piaciuto subito. Poi in ordine cronologico ho preso questa. Questa è vintage e credo sia ancora più vecchia rispetto all'altra vintage Chanel che ho, rispetto a questa piccolina dorata. Non sono sicura, ma credo più o meno siano lì come età, quindi primi anni 80, suppongo. Quindi sono più vecchie di me. E questa è... non so il modello di questa borsa, sinceramente. Non so il modello, ha comunque una cinghietta molto corta, quindi non si può indossare a tracolla, ma soltanto così a spalla oppure ovviamente a braccio, e, ed è molto bella, è un classic, non la fanno più però in questo modello, ovviamente ce ne sono di simili, ogni tanto le ripropongono di questa forma, però appunto quelle vintage, vedete i quadratini sono un attimino più piatti rispetto a quelle più nuove che sono un po' bombati, e questa ha una specie di piccolo problema, cioè un piccolo problema, è leggermente strappata qui accanto alla cerniera all'interno, ma grazie a questo l'ho avuta anche ad un prezzo ottimo, quindi ho fatto un super super affare con questa e la uso solitamente la sera come borse da giorno, uso più una nera se devo usare più questa, la Jumbo Silver oppure la Boy Bag. E poi altra borsa che in quel video ho saltato è questa, che è la mini. Questa l'ho presa la scorsa estate, non mi ricordo, forse era luglio,
prima di sposarmi, comunque poco prima, forse era già agosto. Questa è una mini quadrata, questa è quella rettangolare, le vedete, sono praticamente come capienza, è la stessa identica cosa, questa ovviamente è un pochino più stretta, un pochino più alta, questa è un attimino più bassa, però è più larga in orizzontale. È molto bella questa, sia come forma che come colore. L'ho presa da utilizzare principalmente come borsa da sera, ma vi devo dire la verità, ha questo colore così portabile, un nude, cioè, e va bene per qualsiasi evento praticamente, la uso molto molto spesso anche di giorno, è davvero bellissima, facilissima facilissima da abbinare. Quindi queste alla fine erano tutte le mie borse, e mi dispiace di averne saltata qualcuna, ma appunto non me ne sono accorta, ed eccole qua. Sto pensando in realtà di alzare queste tre e metterle su questa mensoletta, perché mi sono accorta che questa è un attimino più alta rispetto a quella, quindi come grandezza secondo me è meglio, qui avanza tantissimo. Gatto Denver ci tiene a dire che qui le borse non significano niente, perché se c'è lui, sua maestà Gatto Denver, bisogna ammirare sua maestà Gatto Denver. Sì! Oh mamma mia, Gatto Denver, oh mamma mia, Gatto Denver, ma che pancia che c'hai, ma che pancia che c'hai! Dice come una scimmietta urlatrice, fai... Il mio piccolo gattino duro bianco un po' arancione, mamma mia come mi scartavetri la pelle, Gatto Denver, hai la lingua super ruvida, sei bellissimo, lo so, sono proprio troppo bello, too sexy for you, no, sei bellissimo Gatto Denver, sei bellissimo. Siccome mi chiedete tutti anche di Gatta Stellina, eccola qua. Ciao Gatta Stellina, sì, la mia stellina bellissima. Sì, le devono usare sempre la mia mano prima per un paio di minuti, solo dopo si lascia accarezzare. Ciao stellina mia, oh sei super calda, la pancia caldissima, tutta soffice e morbida, sì. Gatta Stellina non si presta tanto come Gatto Denver. Gatta Stellina preferisce stare lì a fare la nanna. Non so se riesco ad inquadrarla. Ciao, mia piccola stellina mia. Ciao. Hai tanti tanti fan, Gatta Stellina. Anche tu hai tanti tanti fan che ti vogliono bene. Mia bellissima stellina. E adesso vado a fare la manicure, cambio smalto, anche se non è completamente rovinato, ma già quando comincia leggermente a rovinarsi mi piace cambiarlo, quindi oggi ho già preparato lo smalto che vado a stendere, e questo si è un po' aperto durante uno degli ultimi viaggi che ho fatto ed è successo un po' un disastro, però per fortuna non si è rovesciato tantissimo, ed è questo di Diego Dalla Palma numero 328, ed è questo nude cipria. È difficile da descrivere questo colore, però voglio passare un po' dall'inverno alla primavera come colorazioni, quindi dal rosso che era molto invernale voglio passare a colori un pochino più chiari, un pochino più primaverili, un pochino più freschi. E poi il top coat che vado ad utilizzare è lui, ed è quello che sto usando ultimamente, ed è di Essence Ultra Gloss Shine. Visto che lo uso sempre con gli smalti rossi, si vede che si è colorato un pochino di rosso, ma è fantastico questo top coat perché lascia le unghie super super lucide, ma soprattutto si asciuga in un secondo. Provatelo, voi iniziate a passarlo, siete arrivati alla quinta unghia, toccate quella che avete fatto per prima ed è già asciutta, è miracoloso e costa pochissimo. Amo Essence perché a prezzo bassissimo ma qualità molto molto alta, specialmente per quanto riguarda i prodotti per le unghie. Smalto, perché sembra tutto arancio? Aspettate un attimo, forse riesco a farvelo vedere un pochino meglio. Eccolo qua, lo smalto di oggi è questo nude bellissimo, è davvero un colore stupendo, perché non so se è più beige, più nude, più cipria, lo adoro. Credo sia della collezione
primaverile o forse di quella prima di Diego Dalla Palma. Comunque adoro Diego Dalla Palma come brand, non solo per gli smalti. E sì, e questo è quanto alla fine, visto che è già tardissimo e Tomar si è già messo a dormire, vi do la buonanotte anch'io, anche perché devo andare a struccarmi e non ho assolutamente voglia come al solito. Ma chi ha voglia di struccarsi? Chi ha voglia di struccarsi? A me piace tantissimo la mattina quando mi faccio il trucco e poi ho la base perfetta, eccetera, eccetera. Poi la sera mi pento di essermi truccata comunque. Quindi questo è tutto ragazzi e ragazze, io vi do un bacione enorme, spero che vi sia piaciuto questo video, anche se alla fine non ho fatto tantissimo, ma mi sto riprendendo dall'influenza, penso appunto che siano proprio gli ultimi giorni con gli ultimi strascichi di stanchezza eccetera, il mio trucco ormai è andato e quindi non sono potuta uscire, ma volevo comunque filmare qualcosina per voi oggi. Quindi questo è tutto, adesso sono davvero stanca, quindi vado a nanna, mi strucco, vado a nanna, raggiungo Tomas. Un bacione grandissimo e ci vediamo, voi vedrete questo video venerdì, quindi nuovo video in arrivo il lunedì. Ciao, buonanotte o buongiorno, buon pomeriggio, quando vedete questo video non lo so, comunque buona giornata, ciao.